successo in queste settimane, per poi aprire la porta a questa, tanto abbasso, direi. Allora, questa porta a questa versione 3.0 di Bricknauts. Perché 3.0? Perché Bricknauts in realtà nasce, secondo me, nell'anno domini 2013, 2000. Forse 2012, in realtà. Il primo Bricknauts, quello che facevano tu e Antonio. Sì, facevamo io, Antonio e Pasqui, in realtà, che poi c'era anche Gabri, e noi era, le registravamo, le montavamo, le pubblicavamo e facevamo in realtà delle review dei set, dei vari set. Io già lì ero nel periodo bomba di collezionismo, per cui in realtà usavamo anche dei set di Bacco, mi ricordo. Cioè, era un periodo vero, molto in forza, per cui facevamo questi timelapse, li montavamo e facevamo una piccola descrizione. La versione 2 di Bricknauts è quella che avete visto fino a poco tempo fa. Io non mi ricordo, ma quando è tornato, quando è nata questa versione qui? Sì. Ero io da solo, poi sei subentrato te o l'abbiamo già iniziata? No, l'abbiamo iniziata assieme, perché Bricknauts 2.0, diciamo così, è nato, che, se ricordo bene, un paio d'anni fa, un anno fa, quando sono entrato in redazione. Quindi abbiamo cominciato a farlo insieme. Sì, perché prima sono entrato io come editor, sì. E poi dopo 6-7 mesi qualcuno mi ha proposto: ma cosa ne pensi, Missy, se mentre smontiamo la mansarda la mettiamo in ordine e facciamo anche la live di questa cosa? Per cui non abbiamo mai messo in ordine un cazzo. Adesso sì, a tempo molto dilatato. Esatto. Per cui questa è la versione 3.0, perché? Perché da adesso in poi, lo possiamo lanciare, lo annunciamo definitivamente, da adesso in poi Bricknauts sarà disposta, composta in questo modo. La prima ora, che adesso stiamo già perdendo parte del minutaggio preziosissimo, dovremo correre un po' perché noi siamo abbastanza logorroi, ci piace chiacchierare, la prima ora sarà dedicata alle news, a quello che succede, alle nostre impressioni, ai rumors, ai set ideas, ai not league, insomma torneremo un po' a fare le nostre rubriche, e la seconda ora, a partire logicamente dalle 22.30, avremo da adesso in poi, esattamente, da esattamente. Adesso in poi, o almeno quasi sempre, mi pare un po' il culo, avremo un ospite con noi per passare la seconda ora, perché ci sembrava il momento di coinvolgere anche voi che ci seguite, gli appassionati, i mockers, insomma persone che comunque danno qualcosa in più al mondo Huffle italiano. Credo che sia giunto il momento, anche perché io mi sono sfidato. Cosa cazzo di base questa motivazione? Ma tra l'altro no, lui è, tra l'altro è quello che non vuole poi mai parlare, poi parte a bomba. Ma sono logorroico, sono logorroico. Ed è una cosa che è di un godù, di un gusto da che te non hai un'idea. Sì, tu non hai idea del gusto che ci dà. Sai che la mente sì, te, io sono No, ho capito, sono... però io sono la mente che da bravo programmatore faccio il mio programmino che va da 0 a 1 e finito. Vabbè, invece loro... Fosse il patacca della situazione. Ci sta. Forse per me le puntate durerebbero 8 minuti. Queste sono le news, leggetevele. Non è vero. Ma non è vero. Per cui questa sera avremo il nostro primo ospite, un amico, un giornalista, lo presenteremo alle 22.30, per cui abbiate ancora pazienza, Lorenzo Fantoni, giornalista per Wired, per La Repubblica, insomma è un signor, credo anche per La Repubblica, o mi sbaglio? Non so. E io ricordo di aver letto La Stampa. La Stampa, profilo, sbaglio però... sempre, La Stampa, esperto di videogiochi, nerdone fino alle ossa, insomma, pop culture, vive per quello che riguarda la pop culture, ci diciamo, insomma, se la facciamo così, è insomma una persona estremamente in gamba e che ha avuto la possibilità di avere in anteprima i set Lego Super Mario, di averli provati e ha capito perfettamente la meccanica, ci può spiegare finalmente, esatto, anche perché c'è un po' di nebbia in realtà, non è ancora chiaro come funzionano, per cui vedremo stasera se investire della pecunia su questi set oppure lasciarli ai bambini un po' più piccoli. Per cui dalle 22.30 Lorenzo Fantoni qui su Bricknauts. Molto bene. Tra l'altro la cosa interessante è che non sarà il classico giornalista che parla di un po' di tutto, ma è un nerd. No, no. Per cui, cioè, parliamoci chiaro, vi farà, mi auguro bene, che ci spiegherà molto bene nel dettaglio nerdico come funziona questa cosa. Non vedo l'ora. Conosce sia Super Mario, assolutamente, che conosce anche il mondo, cioè conosce la materia in poche parole, mentre invece, come poi dopo tu magari ci potrai dare un'anticipazione, ci potrai raccontare un attimo come è successo invece, a differenza alla presentazione della Ducati Panigale, diciamo che di nerd c'era ben poco. Ne parliamo dopo, ma in realtà non è assolutamente negativa, semplicemente
parliamo di Lego, di Ducati, un ambiente è il nostro, l'altro ambiente è l'ambiente motociclistico, è un evento molto motociclistico. Ma comunque, Simone, pronti. Qual è il palinsesto di questa puntata? Allora, il palinsesto di questa puntata, ve lo condivido subito al volo volissimo, Bavuma! E voilà! Molto bene, allora, un paio di settimane che non ci vediamo, per cui non c'è comunque tantissima carne al fuoco, perché evidentemente in questo periodo se la stanno prendendo un po' comoda, se non che domani succederà qualcosa di molto importante, per cui direi di partire prima di tutto con... Non è che succederà qualcosa di molto importante, verrà lanciato domani, secondo qualche rumor, dovrebbe... Guarda caso, tra l'altro, che maglia... Domani verrà presentato... Si dice, qualcuno dice che domani verrà presentato... Glielo butti subito così? No, verrà presentato un nuovo set 18+. 18+. Che sarà... Per non dire 19. 18+ è troppo poco, aggiungiti il resto. Che sì, sarà... Allora, partiamo con la mitica Wooden Duck, l'avevamo già annunciata qualche settimana fa e adesso l'hanno presentata ufficialmente, e dietro questo progetto c'è Stuart Ellis, che è il senior Lego designer di tutta la Lego House, credo, di tutti i modelli della Lego House, è il capo di tutto quello che è stata la costruzione dei modelli della Lego House, e assieme a Jamie Walker, credo che si dica, e tra l'altro di recente Stuart ne ha fatta una versione in versione Space Classic della stessa papera, che gira da un giorno circa in rete, molto molto carina, sempre €80, esatto, e sarà in vendita come sempre solo alla Lego House, visto che comunque questi sono i set dedicati. La cosa interessante di questo è che finalmente hanno capito che devono sfruttare il brand Lego House, e quindi questo è il vero primo set, forse diciamo così, esclusivo Lego House Limited Edition. Mentre gli altri erano comunque tutti set un po' slegati fra di loro, addirittura il primo, quello che Roby, credo tu ne abbia avute 2 o 3 copie, se non sbaglio, era un set... Sta continuando a darmi delle gran staffilate nel cambio discorso. Non è ancora finito, perché ho mandato una mail una settimana fa, nessuno mi ha ancora risposto. Comunque, il primo era addirittura della linea Architecture, quindi una cosa molto, molto standard e normale. E l'albero della creatività era un set a sé stante, con addirittura il classico numero da set in regalo per i dipendenti. Il terzo, quello di anno scorso, dei dinosauri, anche lui aveva la sua numerazione. Questo è il primo set di questa nuova serie, e infatti vedete qua in alto a destra uno limited edition. Per tutti gli appassionati collezionisti, ovviamente questo non può fare altro che piacere, perché vuol dire... Questo mi piace molto, piace proprio il significato che ha. Esatto. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, non so se la vorrei postare dopo, ma ho visto qualcuno che l'ha fatta in versione Classic Space. È quello di Stuart Ellis. È sempre lui. È sempre lui che è il creatore della paperetta, che l'ha fatta anche in versione Stuart Ellis. E invece al posto del becco c'ha lo shield giallo. Esatto. Vedo, fantastico. Eccola qua, bellissima. Eccola qua e... Fondamentalmente il progetto, tranne per il becco, la parte sopra del becco, il resto è esattamente lo stesso. Non mi ha colpito particolarmente in realtà la riga nell'ala, la riga bianca, blu e nera. È un accostamento che non mi ha detto più di tanto a livello di Classic Space, però è molto molto bello. No, perché c'è anche nell'altro, vedi? Sì, ovviamente è così, perché anche nell'altro... Io avrei fatto giallo, bravo, avrei usato comunque il giallo, perché ce n'è poco in realtà qui di giallo, sì. Cui, vabbè, però molto hai ragione, ti do ragione in pieno. Sì, ha fatto il becco più largo sotto, che l'ha fatto di 4 invece che 2, direi, e ovviamente sopra ha dovuto modificare, però bravo Stuart, molto 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 figo. Beh, direi un ottimo set. Mi aspettavo anche la scatola, forse anche un po' più piccola. In realtà, scusatemi, mi stavo cercando di capire perché non la vedevate. Ok, adesso la vedete molto bene, in grande. La scatola sì, sembra... La scatola è bella cicciosa. Sì. Non aspettavo, credevo fosse un set un po' più piccolo invece. Vabbè, cercheremo di comprarcela anche questa, se qualcuno mai me la vorrà vendere.
Molto bene. Ovviamente. Ok. E questa ce la siamo bevuta. Bene, 80 euro alla Lego House che ha riaperto il 22 di giugno, per cui salvo un'altra pandemia probabilmente questa continuerà ad essere in vendita solo alla Lego House. Poi sono partiti le celebrazioni per l'anniversario di Bricklink, che quest'anno fa i 20 anni, li ha fatti il 19 giugno e potevate caricare le vostre, potete anche adesso credo caricare le vostre storie per esatto, infatti, Summit. Le vostre storie che sono legate a Bricklink, quindi chi avete conosciuto, come l'avete conosciuto, come siete entrati in contatto con questo sito qui, e poi vengono pubblicate. Per me è stato l'inizio della fine Bricklink. Sì. Per tanti in realtà, perché sì, fino in realtà anche adesso, nonostante Bricklink ovviamente sia di Lego, ma fondamentalmente per adesso c'è solamente stato l'annuncio, non hanno fatto cose eclatanti su Bricklink, hanno tolto la roba custom e via dicendo, ma è ancora Bricklink, vedi ancora il logo Lego, esatto, quindi è ancora secondo per me è ancora Bricklink punto. Però io sono convinto che, visto l'enorme cambio che sta vivendo Lego e ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ho questa sensazione che non vedremo mai il logo Lego, anche secondo me forse comunque andrebbe a snaturare il significato di quello, esatto, che è, e poi ha una storia anche abbastanza importante, sappiamo tutti insomma chi l'ha inventato, insomma ha una bellissima storia, e che credo che Lego sia molto, ma molto debitore. Assolutamente, anche perché, come appunto stavo dicendo, questo tuttora è l'unico sito che permette di farsi una lista pezzi fatta con un certo senso, con una certa logica, senza magari doverseli selezionare a mano. Che però, e questo è il lato romantico e tecnico di Bricklink, è lo step più alto, quello della lista pezzi. Parliamo un po' dell'approccio. Sai quanta gente, a te, a me, a chiunque basi che in sto mondo, gli è arrivata il messaggio su Messenger: oh, ma io ho bisogno di sapere quanto vale questo, secondo te quanto vale questo, dove lo posso trovare questo? La risposta è ormai copia e incolla: vai su Bricklink, però occhio che una volta entrato non ci sei più. Esatto. Questa è la risposta. Assolutamente. Per cui, in effetti, il fatto che anche la quotazione dei set su Bricklink sia forse la più affidabile, io credo che abbia tirato tantissime persone che magari volevano iniziare a intraprendere questo lavoro, che io non tollero, del reselling, però io credo che anche questo abbia contribuito alla crescita Lego, per cui sia a livello di fan che a livello di, insomma, da investitore. Assolutamente. Proseguiamo, perché nella settimana cosa è successo? Sono uscite finalmente le immagini dei 3 nuovi set Lego Technic, ne avevamo già discusso, avevamo già visto i primi leak, e adesso abbiamo le immagini ufficiali in alta definizione, dove vediamo la betoniera, che come dicevamo ha il cassone dietro spaccato a metà, quindi ci sono due mezzi cilindri, fondamentalmente, come si vede da queste immagini qui, verranno collegati con questi pin Technic. Pezzo unico, ovviamente, pezzo quindi nuovo. Questo pezzo unico. È una sorta di... Un pezzo unico, metà, esatto. Okay. E motorizzabile, però il motore in questo caso qui non è incluso, 99 euro. Per gli altri due, invece, sia l'Osprey che il Volvo, motorizzati con all'interno motori inclusi. E tra l'altro, leggevo adesso sui motori Lego Technic, sono poco esperto, negli ultimi anni ne sono venuti fuori un tot e non li ho mai presi, anche perché ho abbandonato un po' la parte tecnica. Leggevo che appunto ci sono dei nuovi motori che non erano presenti nei set precedenti, nell'Osprey soprattutto, che dovrebbero dare una maggior moddabilità alle proprie mock. Si vedono qui di lato, perché c'è un pacco batterie nuovo, se ho capito bene, cosa che in molti chiedevano dentro questo mattoncino qua. Io non per so cui... voi, ma vedo un salto enorme da parte di Lego. Continuo a vederlo anche con la grafica, con il packaging, con adesso tutti i set Lego System hanno cambiato il lettering del numero, è cambiato Thomas tutto. Thomas TKK tutto. Che è incredibile questa cosa qui. Ha dato la svolta un po', come cioè, è una scelta commerciale
veramente azzardata, perché è arrivato lui, bam, è cambiato tutto da un giorno all'altro. Sì, sì. È come quando venne a mancare Satoru Iwata, che dissero adesso per Nintendo che iniziava forse un processo di svecchiamento, e infatti questa cosa c'è stata. Mi sembra di capire che con Lego stia succedendo la stessa cosa. Ha passato... Sì, più o meno simile, perché comunque Nintendo ha avuto un salto evolutivo, ma restando Nintendo. Esatto. Per cui in questo caso Lego sta avendo questo salto evolutivo, ma si sta veramente buttando nelle braccia degli adulti. Esatto. Noi da quando facciamo Bricknauts che lo diciamo, diciamo questa cosa, noi io e Bissi, ma in realtà tutto il mondo Huffle, non abbiamo scoperto l'acqua calda. Assolutamente. Abbiamo scoperto l'acqua calda, è quello che volevo dire. Per cui tanta roba, insomma, vediamo a sto punto. Guarda anche questo, che lascia pur stare che sono comunque molti meno pezzi, magari se fosse stato un Technic vecchio stampo, però... Ma no, i nuovi Technic. Figo. So che gli appassionati al Lego Technic da sempre non sono contenti di questo cambio, è troppo modello, sono troppo simili, eccetera, eccetera. Per quel che mi riguarda, io adoro la ricerca dell'accuratezza, per cui ben venga. Cioè, vorrei far vedere questo, che è stato uno dei primi Technic della mia nuova era Lego, quanto è bucato. Bello, ok, tutto quello che volete, ma quanto è bucato. E nonostante tutto, questo era già molto avanti. Era già molto avanti, sì. E qua invece modellino, sì, sì. Modellismo fatto e finito. Molto più simile ai mock. Esatto, esatto. Cioè, il cassone non ha uno spiraglio vuoto, come anche la Range Rover, insomma. Hanno veramente fatto un salto su tutti i fronti, su tutti i fronti. Due figure, Technics, su tutti i fronti. 2,49 il Volvo, 129 l'Osprey e 99 la betoniera. Ecco, il salto l'hanno fatto anche sui prezzi. Anche sui prezzi, santo di Dio. Vabbè che però nell'Osprey e nel Volvo ci sono i motori dentro. Sì, sì, no. Per sta, cui, insomma, in realtà... 250 euro sono cifre che sono importanti per uno che si approccia. Fanno girare la testa. Vabbè. Proseguiamo con il palinsesto della settimana di Bricknauts, che adesso non riesco più a beccare. Oltre a questo, c'è stata la presentazione anche del mini settino, finalmente, il mini settino che amplia la sala delle armature di Iron Man, con quello che avevamo visto nel famoso libricino fotografato un po' alla Cast di Gane qualche settimana fa, dove c'è l'Hot Rod, che credevamo inizialmente fosse un 4+, ma in realtà il 4+ era legato al set di fianco, mentre invece questo non è un 4+, 29,99, e si va ovviamente a collegare a quella che era la sala delle armature di anno scorso. Molto figo, soprattutto per i dettagli. Tutti gli schermi, il micro Iron Man, il nano Iron Man, le armature che ci sono, perché c'è anche il Mark II, che è quella che usa lui in prototipo nel primo film. Questo è Iron Man primo, proprio babam. Esatto, assolutamente. E, in realtà, però. Ma c'è un po' di tutto, sì, perché secondo me anche quel razzetto a sinistra non è Iron Man 1. No, è invece quello di Avengers World, esatto, roba esatto. In nanotecnologia, però molto molto figo, soprattutto appunto per tutto quello che c'è a corredo, più che per la struttura in sé, che è una replica poi della sala delle armature che c'era già prima. Figa per gli amanti, ovviamente, l'Hot Rod. Infatti questo sarà mio al day one. Uscirà domani mattina? Dovrebbe uscire, ostia, aspetta che l'ho perso, ostia. Primo di agosto, 29,99. Muy bien. E poi c'è stata la bomba forte, e ne abbiamo parlato un po', anche ne ho parlato con i ragazzi di Orange Team settimana scorsa, la bomba forte, ovvero l'annuncio dei tre risultati, dei tre vincitori Lego Ideas Third Review 2019. Prima di inoltrarci in questa cosa, che parleremo secondo me per il resto della giornata, fortuna che stasera non abbiamo ospiti. Allora, Moma Bricks dice: ma nel film c'era l'Hot Rod? Moma, stai perdendo colpi. Nel film, nel primo, e secondo me anche negli altri, c'è quella Hot Rod sempre fissa lì. E infatti, se ti ricordi bene, Tony Stark decide di fare l'armatura rossa oro perché è dei colori di quell'Hot Rod, esatto. Per cui è anche abbastanza importante. Assolutamente. Mi sembra che si veda anche negli altri film, ma non so.
la mia memoria mi sta dando. Vabbè, collo. Mentre io vado a cercare l'Outroad, perché te la vado a trovare, vorrei sapere, vorrei che tu condividessi con tutti i ragazzi che ci seguono il tuo parere su quello che poi è stata la decisione finale dei set Lego Ideas. Ma per me è stata una delusione al di là di Home Alone, che tra i vari set che avrei voluto c'era anche quello, ma proprio per un discorso, sai, la mia passione del Lego legato al cinema, per cui ci sta, insomma, negli ultimi anni ci ha parlato molto di Mammo perso l'aereo, per cui è un set molto carino. Rimane, non vedo l'ora di vedere come lo realizzeranno a livello ufficiale, perché comunque è un bel modulare incazzato da quello che vediamo, per cui insomma sembra un po' una bella slappa, un settone da 250 bombe. E per cui quello va bene, mi fa piacere. La macchina da scrivere non me ne può fregare di meno, ma è un discorso personale, come non mi è piaciuta la nave in bottiglia, come non mi sono piaciute il labirinto, eccola qua. Non mi piacciono di base i Lego life size, non mi creano fascino. Mi è sempre piaciuto il mondo Lego, perché è un po' una riproduzione della realtà in miniatura, per cui sono legato più a quel tipo di concezione. Niente da dire, è un mio gusto personale. Seinfeld, io credo che sia principalmente per un discorso, come poi tutti sosteniamo, che sia un discorso prettamente statunitense. È una serie TV che io ricordo, in realtà, ricordo quando ero piccolo, faceva molto ridere. Era una sitcom, forse una delle prime sitcom che veramente ha valicato il Valhalla, diventando iper leggendaria, ma soprattutto negli Stati Uniti. Ed è importante sottolineare negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è veramente leggendaria questa sitcom. Tutti gli attori sono famosissimi, sono sempre stati sulla cresta dell'onda, per cui insomma ci sta. Purtroppo però se Big Bang Theory prende tutto il mondo, se Friends ha preso tutto il mondo, Seinfeld è una serie che prenderà gli appassionati americani, per cui vediamo cosa salterà fuori, vediamo un po'. Per me è un peccato, perché è un po' ghettizzante, ecco, diciamola così, è un termine orribile, però passatemelo. Io sono molto deluso, perché speravo con tutto il cuore che premiassero il lavoro italiano, ancora una volta andato in revisione. Ricordiamoci, questo, se non mi ricordo male, siamo a quota 4 italiani in review, giusto? Correggimi se sbaglio. Il primo è il jet della NASA, sì. Poi è venuto Gabriele, come si chiama? Gabriele con la 500, in collaborazione con Felix, esatto. E poi abbiamo Nicola e Sandro. Speravo, ce n'erano due set, tra l'altro ho seguito anche durante l'annuncio, la chat, mi ha fatto molto piacere, lo dico soprattutto per Nicola, l'ha visto anche lui tra l'altro, e tantissimi erano incazzati perché non c'era la Planet Express. Tra l'altro, esatto, Planet Express, che ci avevo un po' lasciato così, dato che nel video del giorno prima, in cui annunciavano che c'era appunto questo giveaway, questo regalo della Baia dei Pirati, per chi avesse indovinato i risultati nel post della pagina di Facebook, c'era questa lavagna fatta a mano a sinistra con questo top secret, con la pizza, con i mattoncini che uno canticchiava, e andando a zoomare c'era scritto made you zoom in, quindi fatto per farti zoomare, quindi era una sorta di ti ho perculato per farti zoomare qui, però con un minimo di speranza, almeno dal mio lato, dal mio punto di vista, con un minimo di speranza, cioè non ti ho perculato, punto. Cazzarola. Ti ho perculato, ma per farti capire un qualcosina. Cioè, la pista, porca troia. Cioè, è il primo, se andate su Wikipedia e cercate Futurama, la prima riga è Fry. È proprio nella presentazione di Nicola, che cominciava così. Bravo. I due mattoncini, I want to break free, per cui era palese che potessero essere i Queen e la Planet Express. Per cui c'eravamo un po' illusi in realtà da bamboccioni. Poi c'era il fiorellino in alto, che se andate a vedere nei progetti era nel naso della Stara di Zelda, il fiorellino, e invece ci hanno platealmente, clamorosamente perculato, perché non se li sono cagati striscio neanche uno, cioè, capito, neanche da dire uno era, no, niente, zero. No, guarda, veramente sono riusciti a scegliere ti dirò che in realtà
preferivo quasi di più l'acquario alla macchina da scrivere e al Seinfeld, dire la verità. Però in realtà quelli che non avrei mai voluto erano la macchina da scrivere, Seinfeld, i Bionicle e l'acquario. Due di questi li hanno proprio scelti. Vabbè, pazienza, non decidiamo noi, ci sono stati mille milioni di problemi. Tra l'altro, per il Galaxy, per il Planet Express, se ti ricordi, tra l'altro ne parlasti tu, sembrava che, come si chiama, il creatore di Simpson, Matt Groening avesse detto un qualcosa tipo avesse fatto trapelare un'idea che la collaborazione con Lego sarebbe continuata. Per cui, insomma, c'erano varie bricioline che potevano portare effettivamente a questa scelta qua. Scelta che, ribadisco, era amatissima dal pubblico, come dicevo prima, sotto la chat della nefasta scelta da parte di Lego, tantissimi si sono lamentati della mancanza della Planet Express. Nulla però vieta ovviamente che possa succedere un qualcosa in stile Fiat 500, cioè te l'abbiamo cassata perché è già un anno e mezzo che ci stiamo lavorando per farlo uscire come set ufficiale, che ci sta, va bene, perfetto, ottimo, però santo di Dio, dateci dei leak, perché se no noi qua strippiamo. Vabbè, comunque Squarta tutti. Chiede se il set di Stranger Things è da prendere per voi. Per quel che mi riguarda, sì, assolutamente, molto carino, sì, molto divertente da montare, molto originale. Assolutamente. Detto questo, però, proseguendo sempre sul discorso Lego Ideas, adesso andiamo avanti con la prima grossa review cicciona del 2020, che è la First Review, i cui risultati verranno annunciati idealmente a fine settembre, forse alla Lego House come l'anno scorso per la Fall Day, per il weekend di Skerbeck è stato anche lui ampiamente ridotto, oppure chi lo sa, perché in realtà questa è la prima review con così tanti progetti, 26, ripeto, dove abbiamo due di SpaceX, il Cybertruck, l'ennesimo Falcon 9, un altro progetto della NASA che è il progetto Gemini, il New Glenn Blue Rocket, non mi ricordo qual è, quello di Amazon, comunque il razzo che atterra anche lui di Amazon, il New Glenn Blue Rocket. Dovrebbe essere il mappamondo, molto figo. Abbiamo di nuovo il gigante di ferro, quello che era stato scartato la prima volta e poi comunque esposto alla Lego House per i 10 anni di Lego Ideas. Abbiamo un altro quartiere generale di Planet Express, quindi di nuovo Futurama torna con questo quartiere generale in microscale, in nanoscala, adesso ve lo faccio vedere questo qua, un altro progetto dedicato ai Queen, che non fosse, pensa te, guarda cosa mi viene in mente adesso, che non fosse una roba, il suggerimento nella lavagna legato ai prossimi, cioè a questi, quindi Pizza Futurama e I Want to Break Free dei Queen, che non è questo qua, perché questo qui è il Miracle Express, ma però pensa a te, abbiamo la casa di Roccata che avevamo visto estremamente figa, il diorama di Roma, abbiamo un altro set legato a Zelda, pensa a te, me l'ero dimenticato, il castello di Irule, pensa a te, SpongeBob, Sonic, il peschereccio figo, estremamente figo, lo skyline di Indiana Jones, il bowling, abbiamo il primo o uno dei primi Technic che veramente spaccano tutti i culi, di Alexandre Rossier, il gatto delle nevi, e ricordiamo era il creatore del Crocodile Locomotive, uscito poi Lego, che comunque su IDS non aveva raggiunto neanche 10.000, era fermo a 2.000, Citi Citi Bang Bang, abbiamo il mitico settino del cazzo di Untitled Goose Game, il giochino che in 10 giorni mi sembra ha beccato i 10.000 voti, abbiamo Kit, cioè ce ne sono veramente tanti, e anche il castello nella foresta, madonna che figata, me l'ho dimenticato, la casa di Coraline, no, uno più bello dell'altro, almeno stavolta secondo me dove beccano, a meno che non facciano quella cazzo di cascata con i pezzettini, con i pirulini che cadono veramente, vi prego Lego non fate sta cagata qui, allora faranno resto. Sicuramente la cascata con i pirulini, il mappamondo perché il life size adesso va di brutto, e poi un'altra cagata è quello del videogioco, perché non c'è un set televisivo, quindi fanno il videogioco, come Minecraft. Perfetto, le tre più brutte secondo me sono quelle. Sicuro.
perché gli altri, davvero, tolte queste, secondo me gli altri sono estremamente fighi, almeno come idea. Come idea, poi è chiaro che la realizzazione, come sempre, Lego la fa a modo suo, ma come idea, no, sarebbe veramente. Ce ne sono 1, 2, 3, 4 spaziali. Sì. Cioè, in ogni review c'è qualcosa dello spazio. Cioè, fatevi una ragione. Ma sto cazzo di Remember di Lego Space la volete fare o no? Santo dai. Dio. Come si chiama TK? Come si chiama? TKK. TKK, dai, voilà, stai spaccando tutti i culi possibili. Vai, riprendi il Lego Space, fai il reboot di Lego Space, tutto col grigio chiaro, il blu e il giallo trasparente. Noi ci hai tutti, tutti, impazziamo. Facci le minifigure di tutti i colori possibili immaginabili con quelle fai il disastro. Pensa se facessero le collectible minifigure con tutti gli Space e ogni Space diverso con una diversa, però quelli ma modernizzati e ogni con la sua abilità. Con i sacchettini grigi con la scritta Space, già, come io prendo due scatole perché voglio i sacchettini aperti e quelli chiusi da tenere chiusi. Sì, sì, ma per non rovinarli. Io non capisco come non si rendono. Non so. Va bene, va bene, va bene. Poi hanno annunciato, quindi cambiamo un attimo argomento, sulle video ci tornerei un attimo dopo, hanno annunciato la collaborazione con National Geographic, in realtà l'avevamo già visto nei primi settini, e adesso domande dopo, sì. Li hanno ufficializzato, l'hanno ufficializzato con tutti i set legati a questa cosa, daranno un supporto al National Geographic con quello che immagino io guadagneranno con i soldi ricavati dalla vendita di questi set particolari, e poi sempre la solita cosa dolce coccolosa di avvicinare i bambini al mondo della natura, alle specie in via di estinzione, eccetera eccetera eccetera. Io spero davvero che queste cose funzionino e non ne vedremo i risultati immediatamente, ma mi auguro davvero che funzionino, perché sennò sono cazzi da cagare. Come dicevo prima, poi Skerbeck l'hanno ridotta, come dice giustamente Samu, 22-13, l'hanno ridotta di brutto. Cosa è successo? È successo che non l'hanno annullata per adesso, in realtà Skerbeck si fa ancora, ma non ci sarà più nulla che preveda l'accorpamento di persone, quindi niente più break box, e quindi già secondo me la metà della gente che andava là per quello, sicuramente gli italiani, non ci va. Non ci sarà l'entrata al Lego Shop, che quest'anno avevano introdotto una figata estrema. Per la prima volta avevano messo le griglie orarie, per cui tu ti dovevi prenotare nella griglia oraria in cui volevi entrare, entravi senza fare la fila di 2 ore e mezza. Io l'anno scorso, prima mia esperienza a Skerbeck, 2 ore e mezza in un freddo esagerato, con, per fortuna non ha piovuto, ma con il rischio pioggia, per entrare dentro al P-Shop. E, per cui questo qui è stato annullato. Durante i 2 giorni di esposizione, gli AFOL, quindi che normalmente giravano in mezzo ai padiglioni lasciando le loro opere lì, andando a fare chiacchiere con altri, qui vediamo Jonas Kram con Justin Ramsden davanti al set, al mock di Stranger Things della scomparsa di Barb, che ha vinto su non mi ricordo quale contest. E quindi andavano in giro a fare delle chiacchiere parlando con i designer Lego, scambiandosi idee fra di loro. Non sarà possibile dentro, ma gli AFOL rimarranno fuori per dare modo ai visitatori danesi, quindi persone comuni, di entrare a guardare i Lego, le costruzioni Lego. E per adesso sembra che la giornata alla Lego House, l'AFOL Day alla Lego House del giovedì prima si farà. Però visto che ha riaperto il 22, ma sono ancora in trattative per cercare di capire come gestirla. Ci rendiamo conto che è una cazzata, cioè allucinante, non farla. Che cazzo, io assolutamente perché devi fare una roba così, ma non fatela, ma non ha senso. Perché dovete fare una roba al 10% delle sue potenzialità? Ma che cacchio di senso ha? Come direbbe il buon Abbattantuono, 10% 12 al massimo. 10% 12 al massimo. Massimo. Dai, per cui, ma non ci può stare, ci potrebbe anche stare il fatto che in realtà adesso l'abbiano ridotta di brutto, per poi dire, oh ragazzi, non si può fare, e magari metti caso che ci siano discorsi di assicurazioni in ballo, comunque se l'annullano loro devono pagare, se invece viene annullata per cause di forze maggiori, allora va bene, allora sai, capito? Mi viene da pensare un po' a questi giochini qui. Con blotto. Tornando invece
prima di poi introdurre il buon Lorenzo Fantoni, tornando momentaneamente sul discorso Leve Ideas, cosa sta succedendo di nuovo? Sta succedendo che siamo di già a 15 progetti caricati su Lego Ideas che hanno passato i 10.000 e la review si chiude il 1° di settembre. Quindi questa è un'altra review che arriva tranquillo a un disastro di... idealmente se fanno come hanno fatto fino adesso circa 2 progetti alla settimana, mancano ancora 8 settimane, quindi vuol dire altri 16 progetti. 16 più 15 a casa mia fa... 31. Disastro. 31, disastro. Disastro perché abbiamo la Trabant, che nonostante non me ne frega un cazzo, è figa, comunque il modello è figo. E la cassaforte dello sceriffo, molto figa, la Notte del Museo anche questo. Animal Crossing pure. Le B&W, Portal 2 l'avevamo visto, il Fast Food Corner, il solito diorama, niente. Avatar, anche questo molto carino, e abbiamo la Caribbean Clipper. Questa è una riproposizione di quello che è stato il set storico, molto figo. L'ultimo di oggi è 31 minuto TV Studio, una cosa assurda, che mi chiedo come possa aver raggiunto i 10.000, ma vabbè, l'ennesimo set della serie televisiva, il Mulino Vento, app, Briqua Studio, e quello che, come diceva Antonio, secondo noi ha scazzato clamorosamente il set di HeroQuest, perché se il creatore di HeroQuest l'avesse proposto su Kickstarter e non su Lego Ideas, adesso avrebbe i miliardi che gli escono dalle budella. Invece l'ha proposto su Lego Ideas e adesso dovrà sottostare alla policy Lego. Per cui stiamo a vedere. Stiamo a vedere. Dimmi, Robby. La Ducati, finiamo con la Ducati. Direi di parlare un attimo della Ducati, visto che è stato il primo evento di Lega Nerd dal vivo dopo mesi di clausura. Siamo stati invitati a questa presentazione di questa Ducati Real Life, perché in realtà la presentazione noi speravamo, ma in realtà era palese, speravamo che fosse il lancio del set della Ducati, in realtà era la presentazione della Ducati Panigale V4R, o sì, non ricordo male, sì, si chiama V4R, però realizzata con Technic, solo la carena, solo le plastiche sono state realizzate in Technic. Fondamentalmente solo la parte rossa. È una moto, esattamente, la copertura del serbatoio, vi dicendo. Dai rumor si dice che non c'è stato tempo. Secondo me il progetto di farla intera c'era, ma poi il Covid ha segato tutto, per cui si sono dovuti accontentare di fare solo la carrozzeria. Penso, non lo so, poi non cambia di molto. Abbiamo detto 400 ore di lavoro per 15.000 mattoncini, sì, considerando la quantità di pin, sarà la stragrande maggioranza dei pin. La moto è bellissima di per sé, la moto fatta con la carrozzeria in Technic è altrettanto bella. Da quello che ho capito, io speravo che ci facessero almeno un giro, invece sembra proprio che non abbiano intenzione di farlo. Il set è molto carino, adesso Simona lo sta andando a prendere, che ce lo guardiamo insieme. È stata una giornata particolarmente carina, c'erano diverse cose in programma, ero con Antonio, per cui siamo dovuti scappare perché Antonio aveva un altro impegno. Ci hanno trattato benissimo, è stato fatto tutto nel miglior modo possibile, la mascherina ce l'avevano tutti, la sala da pranzo era divisa, con ognuno aveva un proprio tavolo distanziato, per cui c'erano questi tavoli piazzati a fiore in tutta la stanza, e ci sono state diverse sorprese. Infatti c'era il programma, ma chi ci ha dato il programma ce l'ha detto: non leggetelo, perché sennò vi spoglierate chi ci sarà e come ci sarà. E infatti dopo è arrivato Guido Meda, che faceva poi il presentatore di questo evento, e Dovizioso, che ha fatto un po', è arrivato con la sua Panigale da strada, che di base è una moto del moto mondiale rifatta sopra quella del 2015, per cui insomma una bomba atomica. Ed è stato, come dicevo prima, un evento per motociclisti, non Lego, non per gli Affol, ma per i motociclisti. I due set che erano un po' il fulcro, secondo noi, erano posizionati dietro le moto, e le testate che riguardavano il mondo Lego in realtà erano 3 o 4, mentre tutte le altre erano testate motociclistiche. Bello, sicuramente bello, fa sempre piacere essere in questo contesto. Poi con il distanziamento sociale è stato anche un po' più originale, a dirvela tutta. C'era la prova della moto, c'era vari corsi di moto, poi c'è stato un corso anche per quello che riguardava il Lego, l'assemblaggio, ma noi ormai non c'eravamo più, per cui insomma è stato un evento carino.
e la moto è quella che vedete, che adesso vi sta facendo vedere Simone, che è velocemente prima o poi. Questo però è bella grande. È bella cicciona, e tra l'altro non avevo notato ammortizzatori davanti nuovi, funzionanti. Un pezzo nuovo, funzionante, con il pistoncino interno, freni a disco molto molto fighi, questo pezzo nuovo qua, e come diceva giustamente Antonio, se lo vuoi vedere Robby, sì. Come giustamente diceva Antonio, che è poi la stessa cosa che è successa anche con l'Harley, hanno fatto un grandissimo lavoro di ingegnerizzazione del motore interno con i pistoni che funzionano, ma restano dentro e non si vedono ovviamente, per cui però questo è il bello poi dei nuovi, per me è il bello dei nuovi modelli tecnici, ovvero che sono estremamente curati, estremamente dettagliati, ovvio che ci sono cose interne che non si vedono, però che ti danno gusto nel montaggio ovviamente. Ah, tra l'altro c'è anche il cambio funzionante, il cambio funzionante due marce, esatto, è in folle perché sopra e sotto, che tra l'altro se ricordo bene il buon Frangioia lo ha motorizzato, quindi si può lo ha molto reso bello, molto, automatico. Molto bello, tra l'altro gomma nuova larga, il cerchione è sempre lo stesso, i cerchi sono, no, secondo me sono nuovi anche i cerchi, sai? I cerchi mi sa che c'erano già con quella con quelle forcelle lì, con quelle, però hanno fatto la gomma, la monogomma più larga. La monogomma più larga, sì. E questo sarà da prendere per farci un off-road, per quel che mi riguarda. Anche perché già, guarda un po', guarda Simo, se già la abbassi così, sì, diventa già molto più Akira, perché sì, si pistolano, si pistolano. Vabbè. Insomma, ve la mostro così. Bella, bella grande, molto bella. Allora, direi che siamo quasi in fondo per l'arrivo di Lorenzo. Potremmo lanciare la bomba. Lanciamo la bomba, lanciamo sì. La bomba? Lanciamo la bomba. Allora, la bomba rumors, di che cosa andiamo a parlarvi? Del fantastico progetto Zebra. Quello che per tanti mesi è stato appunto chiamato progetto Zebra, verrà presentato domani pomeriggio. Parliamo dei mosaici Lego, vediamo. Ne abbiamo visti tutti quanti alle varie mostre, fiere, quant'altro, in quantità infinite. Ricordate, mosaici 48 stud per 48 stud sui plate grigi. Esatto. Tutte le varie facce fatte con gli stud uno per uno, tondi con il round plate uno per uno, oppure con i tile uno per uno, quelli tondi, quelli quadrati, oppure anche con gli sloppini che c'era la possibilità di fare i lenticolari. I mosaici lenticolari, esatto. Qui vedete un esempio, e verrà presentato. Almeno no, io mi interrogavo sul come cacchio faranno a fare un qualcosa di più figo di quello che già non è fare un mosaico Lego che più o meno, sai, con un po' di occhio lo sappiamo fare tutti. In realtà hanno spaccato, secondo me, tutti i culi possibili e immaginabili, perché sono temi molto fighi e che hanno incastrato fra di loro, non fra i temi, ma con lo stesso set, hanno realizzato delle robe spaventose. I temi dei set li sapevamo già da tempo, perché circolavano le voci già da tempo, quindi sono Iron Man, Marilyn Monroe, i Beatles, i rumors non si sbagliavano neanche stavolta, e Star Wars, attenzione però, non Star Wars punto, ma i Signori dei Sith, che non è vero perché uno non è Sith, per cui comunque i cattivi. Io trovo che siano molto troppo fighi, e soprattutto è veramente il primo oggetto d'arredo fatto con veramente... Sì, perché cura. Ovviamente non aspettatevi le base plate 48x48 classiche Lego, pezzi nuovi, base plate particolari nuove con agganci Technic e fondo nero fatti in maniera tale che era poi in realtà quello che mi chiedevo anch'io, fatti in modo tale che si possano appendere come un quadro. Quindi, però, se ci fai caso, adesso non volevo spoilerare tutto perché è figo che anche un po'... Le altre versioni, se ci fai caso, sì, nelle immagini che dovrebbero uscire, sono appoggiate. Sì, alcune sono appoggiate. Perché non credo che tenga il peso. Dici quello giga? No. La versione giga? Può essere. In pratica sarà un delirio. Secondo me non è bello spoilerarvi tutto, perché domani usciranno, per cui avete modo anche di vederli e di studiare, per cui insomma domani su Big Nows nel primo pomeriggio troverete tutto. E è un'ottima idea, soprattutto ci sono varie chicche novità, si vede proprio che c'è un'apertura
in un mondo moderno, ed è forse questo che uscirà domani sarà veramente la chiave di volta di tutta la produzione Lego. Cioè, secondo me potrebbe essere il fiore all'occhiello della serie 18+. Sì, perché proprio ha tutto un altro appeal. C'è anche una novità originalissima che abbiamo apprezzato, almeno noi che abbiamo avuto modo di farci un viaggio nei rumors un po' più sostanziosi. Ci sono diverse novità che ci hanno sorpreso e abbiamo detto porca troia, veramente hanno svoltato. Hanno svoltato. Poi noi siamo entusiasti, probabilmente voi non sareste così gasati. Ah, ma sì, però lo so che c'è un sacco di lamentoni. E il prezzo non è neanche poi tutta sta cosa, anche perché il prezzo vociferato era molto più alto e per fortuna è stato ridimensionato, quindi molto molto bene. Erano stati presentati durante gli RLFM Days e domani ci sarà la presentazione ufficiale. La cosa un po' particolare è che, come al solito, Lego ci tiene a far presente che loro sanno fare 30, ma non 31. E non lo fanno, lo fanno apposta, no? Si verrà presentato uno dei quattro set. Ovviamente va da sé che non è che hanno tante differenze fra di loro, la logica è sempre quella, il funzionamento è sempre quello, però i dati saranno sempre quelli, perché anche la vendita, il costo, il prezzo di vendita sarà sempre quello, ma c'è la press release di uno dei quattro, quello che vedete magari qui sulla mia maglietta, chissà come l'ho messa, gli altri tre sono abbozzati in alcune foto, però senza tanti altri dettagli tecnici. Però ripeto, in realtà per quello che è, non è che ci sia tanto da metterci dei dettagli tecnici, sono dei mosaici, quindi più di tanto non c'è da fare, quelli sono, quelli rimangono. Diciamo che per i nerd saranno cazzi acidi. Un bel po'. Sì, preparati. C'è un retrogusto di pacco in questi set. C'è veramente un retrogusto di pacco, però di pacco da... Di pacco nel bello. Senso di dire, che figata la tua... Ah, ok, quindi no. Ah! Per cui, insomma, diciamo che... Sì, preparatevi a un 3-4 centello, no, a metterlo, no, anche, no, di, anche un 6 centello. Un 700, ci sono modi calcoli. Un 7 centello. Un 7 centello. Però il 7 è uno, ragazzi, non preoccupatevi, è uno. Vabbè, domani, abbiamo detto fin troppo. Diciamo che è meglio che non vi piaccia Marilyn Monroe. È molto meglio che vi piaccia Marilyn Monroe e i Beatles che Star Wars o Iron Man. Esatto, per cui i nerd dimostrano di essere quelli che piacciono la pila. L'ultima cosa, volevo rispondere a Sguarda Tutti che chiede del Force Friday per Lego Star Wars. Se ciccia, allora il Force Friday è legato all'uscita dei film della saga degli Skywalker. Tenendo conto che la saga degli Skywalker è finita, basta, il Force Friday non c'è più, fine. Chiuso, basta, non se ne parlerà più, non credo, forse uscirà nel 2022. Il Force Friday è sempre stato legato a The Force Awakens, The Last Jedi e The Rise of Skywalker. Il primo è stato fighissimo, aperto a tutti, con codici per entrare con la fila, primo giornalista e poi il pubblico. Il secondo, per problemi di sicurezza, di attentati, cazzi e smazzi, riservato ai giornalisti, e anche quello era abbastanza carino. Il terzo è stato di una tristezza incredibile, perché di base Star Wars non se lo voleva più nessuno. Per cui, Force Friday, abbiamo finito. Ed è, direi che è il momento, giusto, mi confermi? È il momento di far entrare in questa nostra trasmissione da appassionati di mattoncini, di tutti, vabbè, avete capito? Lorenzo Fantoni, ed eccolo qua con noi. Ciao, buonasera. Ciao Lorenzo. Solo che adesso per fortuna che mi sono dotato al volissimo, perché bellissimo. È molto qua. Quindi qua, se tu vuoi sentire, ecco, dovremmo sentirti. Prova a parlare, Lorenzo. Eccomi qua. Sentite? Mi sentite bene? No. Ora mi sentite? Ah, Morborani! No, Morborani no, aspetta Lorenzo. Aspetta un attimo. Lo so. No. Da casa mi sentono, e questa è una cosa importante. No, deve funzionare, perché noi abbiamo il microfono. Vabbè, da casa mi sentono, questa è una cosa, quindi buongiorno, buonasera a tutti, buonasera. Prova Lorenzo, prova. Sentite? Loro vi sentono in chat. Voi mi sentite? Loro mi sentono. Ciao. Io ti sto ascoltando in realtà in questo momento da Twitch direttamente, per cui dovrei sentirti se tu sei su Twitch. Sì. Io lo sento. Io lo sento in ritardo. Mi sentite con il ritardo di Twitch? Mi sentite? Sì. Ma in realtà... Ora c'è una bella eco? Sì, infatti.
Ma è possibile? È possibile. Che cosa? Che io mi sento in ritardo. Ma perché quello ci sta, infatti dovremmo sentirlo direttamente dal nostro computer. Ma io lo sto sentendo dal mio computer. Ah, molto bene. Però lo sento in ritardo. Lo... va bene, va bene. Vabbè, va bene. Cioè, perché dovreste, porta pazienza dovreste, Lorenzo, dovreste, ma dovreste, è la prima... Forse dovreste mutare Twitch e farmi sentirmi soltanto da StreamYard, credo. Ma infatti io ho solo da StreamYard. E mi sento però... in ritardo. Bravo. No, no, a te ti sento bene, a Simone sento bene, io mi sento dopo, un pelo. Bene, bene. Ti sento allora, tranquillo, quindi non c'è ritardo, vai tranquillo. Ah. Forse è quel microfono lì in più? Ma io adesso più o meno, prima o poi sentirò, sento un po' di qualcosa da te, per cui va bene così, dai.